Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi video Nabla con le nuove uscite. Sto parlando dei blush terre illuminanti, i Blossom Blush e Shade and Glow. Io ne ho acquistato 6, presi proprio freschi freschi stamattina. Vi ho anche realizzato un piccolo tutorial con l'applicazione di alcuni di questi prodotti. Io vi faccio vedere appunto quelli che ho acquistato io. Fosse stato per me li avrei presi tutti perché sono uno più bello dell'altro. Come sempre, Nabla non si smentisce e sforna sempre dei prodotti a mio avviso ottimi. Per tutto, diciamo, soprattutto come qualità. Io ho acquistato esattamente 3 illuminanti, una terra e 2 blush. Parto subito, vi faccio vedere il primo che si chiama Angel, questo bianco, bianco champagne chiaro, con questi riflessi rosa. Vediamo se magari le mie luci non sono proprio l'ideale. Io vi lascio poi giù, diciamo, una foto con i vari swatch. Facciamo così, così non dura neanche tantissimo il video. Quindi questo era il primo. Poi abbiamo questo secondo che si chiama Baby Glow. Questo qua, che è uno champagne oro leggermente. È chiaro, diciamo, sì, è chiaro. Questo qua. E poi abbiamo Jasmine, se non sbaglio, sì, piano piano imparerò anche i nomi. Questo qua. Lui è uno champagne oro. Bellissimo anche questo. Sicuramente con la pelle bella abbronzata sarà veramente il top. Questi sono i 3 illuminanti. Poi abbiamo le terre. Allora, gli illuminanti sono questi 3, sono usciti appunto 3 colorazioni. Anche le terre sono 3, mentre i blush sono 6. Io come terra ho preso Cameo, che è diciamo delle 3 la più scura, usata appunto anche per fare il contouring. Io non ho una pelle chiarissima, ma non scurissima, e quindi diciamo delle 3 era la più perfetta, diciamo. Poi c'è una tonalità un pochino, una via di mezzo, diciamo, che si chiama Saint-Tropez. Io mi sono segnata i nomi perché sennò non me li ricordavo. Saint-Tropez, che rimane un marrone caldo. E poi c'è Gotham, che è un beige tortora chiaro. Sono tutti matte. Poi guardate che, cioè, no, è un peccato anche toccarli perché sono bellissimi. Anche i blush sono uno più bello dell'altro. Io ho preso, allora abbiamo Beloved, questo qua. Ho usato questo anche per fare appunto questo trucco. Rimane piuttosto chiaro. Questo è un rosa medio, diciamo, molto delicato, ma sono bellissimi perché sono facilmente sfumabili e diciamo stratificati. Puoi metterne, diciamo, sono abbastanza, ce la posso fare, gestibili, insomma, decidi tu poi l'intensità che vuoi, sono veramente ottimi. E poi abbiamo l'ultimo che ho preso io, Impulse, che è questo un po' più scuro, sempre questo, diciamo che risulta piuttosto intenso come rosso, vedete? Questo è bello bello acceso, però se rimangono tutti come dire, io li ho toccati con mano perché li ho acquistati in una bioprofumeria che c'è a Cagliari, proprio perché appunto se ho la possibilità preferisco toccare con mano. Non lo so, sono proprio
come posso dire, molto vellutati, ecco, però rimangono tutti piuttosto delicati, ecco, danno questo effetto di pelle sana, come posso dire, di pelle sana, sì, di colorito sano, ecco, non sono eccessivi, ma appunto questa possibilità di stratificarli ti dà la possibilità di decidere tu l'intensità di colore che vuoi. Quindi, ripeto, fosse stato per me li avrei presi tutti, quindi non lo so, magari ci farò un altro saltino magari più avanti. Io li ho acquistati appunto a Cagliari in una bioprofumeria con un prezzo lancio di 8,90 euro, credo che a prezzo pieno siano sui 10 euro. E acquistandone 6, io appunto ho avuto la custodia, diciamo, dove appunto poter mettere i refill. E questa, per intenderci, è quella che contiene i 12 ombretti. E l'ho scelta di questo colore perché non ce l'avevo, mi piace un sacco. Quindi niente, io adesso vi lascio a un piccolo tutorial dove vi faccio vedere un po' l'applicazione. Questo è un primo video, così diciamo, per dare un'idea a chi magari vuole fare subito un ordine, oppure se avete la possibilità, toccateli, andate a vederli di persona, quindi toccateli con mano. Però ecco, io sono rimasta piacevolmente soddisfatta, insomma, ero quasi certa perché i loro prodotti mi piacciono tutti, non c'è un prodotto che mi abbia deluso. E quindi so che ci saranno altre uscite, quindi non vedo l'ora di vedere cos'altro hanno in serbo per noi. Quindi io adesso vi lascio questo piccolo tutorial, poi conto di farvi qualche altro video sempre utilizzando questi prodotti, magari anche abbinato con gli ombretti sempre Nabla. Fatemi sapere se anche voi avete fatto un ordine, se dovete andare a vederli, se insomma, scrivetemi qua giù, mi fa sempre piacere. Spero di essere stata utile a qualcuna di voi. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora, gli occhi li ho già fatti. Voglio partire subito con la terra. Allora, ricordiamo, questa è Cameo e faccio il contouring. Così vado un po' anche ai lati del naso, vediamo un po' se trovo un pennellino un po' più così. Un po' sulla fronte, all'attaccatura. Anche qua vediamo un po', così andiamo a prendere il blush. Io utilizzerò questo, si chiama Below It, questo qua. Quindi prendo un pennello rimane molto delicato.
adesso poi vi faccio vedere meglio. Sembra lì sembra che non ne ho messo, ma va bene così. E di illuminante voglio applicare questo che si chiama Baby Glow. E lo prendo con questo pennello qua, il solito che uso io. Quindi lo metto qua, un pizzico qui e un pizzico qui. Allora, questo è il look terminato. Vediamo se, spostandomi un po' con le luci, molto delicato. A me piace tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete acquistato qualcosa di questi nuovi prodotti di Nabla, se avete intenzione di comprare qualcosa. Io vi mando un bacione e ci aggiorniamo comunque su appunto le mie opinioni, magari più avanti, tenuta, appunto durata, eccetera, eccetera. Quindi magari un video un pochino più completo di questo. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao!